Benvenuti all'Italia che funziona. Oggi parliamo di un importante e significativo record italiano registrato nel 2011. Nell'Unione Europea l'Italia ha conquistato il primo posto, seguita dalla Germania, per numero di imprese gestite da donne. Sono oltre 1,5 milioni le imprenditrici e lavoratrici autonome attive lungo tutto lo stivale. Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Umbria si presentano come contesto ideale e favorevole per lo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile. Alberto Bertone ha soli 29 anni quando nel 1996 intraprende lo startup e il lancio sul mercato di una nuova acqua. Laureato in scienze politiche, si lancia in un settore di cui conosce pochissimo. Eppure l'inesperienza diventa inaspettatamente un valore aggiunto. Sceglie direzioni e strade fino ad allora inesplorate, creando commistioni tra vari campi di sapere. In pochi anni il suo brand scala vertiginosamente il mercato e diventa leader nazionale col nome di Acqua Sant'Anna. Sono una famiglia di imprenditori edili piemontesi, siamo venuti qui a Vinadio, volevamo investire nell'acqua minerale e per cui stavamo cercando delle sorgenti in giro per l'Italia con certi tipi di caratteristiche e per cui analizzando, facendo un po' la comparativa tra le varie sorgenti disponibili, siamo venuti qua a Sant'Anna di Vinadio e abbiamo trovato questa sorgente e abbiamo deciso di investire. Attraverso 400 km di tubazioni in acciaio inox, l'acqua della sorgente, che sgorga a 1950 metri d'altitudine, viene incanalata e condotta fino allo stabilimento, dove è raccolta in 11 serbatoi da 1 milione di litri d'acqua. La caratteristica di questa sorgente è che è un'acqua di alta montagna, per cui lontana dall'inquinamento, e poi una sorgente leggerissima, una delle sorgenti più leggere al mondo, per cui abbiamo deciso di investire proprio per queste caratteristiche e abbiamo condiviso con tutti gli italiani la nostra scelta. All'inizio della sua carriera, Alberto Bertone è solo e spesso si trova a ricoprire più ruoli professionali. In seguito si avvale di abili collaboratori e di una tecnologia e di un know-how esclusivamente italiani. Sono orgoglioso di essere italiano. E la nostra azienda è un'azienda al 100% italiana. Utilizziamo nella ricerca e come fornitori molte aziende italiane che sono molto molto brave e innovative. E anche in questo periodo di grande crisi noi stiamo andando molto bene, stiamo continuando a crescere e soprattutto portiamo il nostro prodotto oltre che in Italia in tutto il mondo. L'azienda, sensibile alle tematiche ambientali, è la prima al mondo a lanciare sul mercato una bottiglia totalmente biodegradabile, la BioBattle, dando il via ad una vera e propria rivoluzione ecosostenibile. 7 anni fa abbiamo sentito la necessità di fare qualche cosa per l'ambiente, siamo riusciti a inventare questo tipo di prodotto che è una bottiglia che sembra di plastica ma non ha più una goccia di petrolio, è fatta solo di zuccheri vegetali e che ha due caratteristiche: di mantenere bene il prodotto e una volta consumata viene buttata in discarica e i microrganismi se la mangiano entro 80 giorni. Anche lo stabilimento rispecchia profondamente la politica aziendale, un impianto produttivo all'avanguardia completamente automatizzato con 10 linee di imbottigliamento, un gioiello high-tech creato rispettando i principi della bioedilizia e della bioarchitettura. Questo stabilimento è ecosostenibile, l'abbiamo costruito in legno e proprio per essere coerenti con la biobottiglia. Utilizziamo laser e non inchiostri come marcatori, usiamo pannelli solari sulle sorgenti, cerchiamo di non usare riscaldamento nello stabilimento ma trasportiamo il calore delle macchine per scaldarci. Utilizziamo la bottiglia quadrata per ridurre, diciamo, i trasporti, utilizziamo il treno per inquinare meno con i trasporti. Abbiamo un piano di riduzione anche dell'energia, dove utilizziamo meno luce artificiale e più luce solare. Ma il fiore all'occhiello sono i 28 robot che si muovono in modo completamente autonomo e intelligente, rispondendo agli ordini di un software centrale. Questi robot li abbiamo inventati noi insieme con un'azienda emiliana. Questi robot sono intelligenti. Dal portare i materiali per la linea, dai tappi alle preforme, fino a scaricare le linee, fino alla spedizione, fanno tutti loro. Sono elettrici, per cui non inquinano più e dal punto di vista della qualità e della rintracciabilità per noi sono fondamentali. Coerentemente con l'impegno verso l'ambiente, la prossima sfida sarà la realizzazione di un macchinario che tiene unite le 6 bottiglie con un unico filo biodegradabile, evitando l'utilizzo del packaging. Ma non solo, l'azienda si prepara
anche ad una nuova sfida commerciale che ha richiesto un investimento di 10 milioni di euro, ovvero entrare nel mondo delle bevande con il tè per infusione. Se devo dare un consiglio a un giovane che vuol fare l'imprenditore è quello di partire completamente da ignorante, anche se ha studiato all'università, se ha fatto i master, e soprattutto riportare le idee più belle prese in vari settori e riportarle nel settore da sviluppare. Questa è la cosa fondamentale. E poi avere grande passione e determinazione, e quando uno deve prendere la decisione deve prenderla veloce.